si vede, Sergio e Luciano Maggini. Ortelli, portabandiera della Benotto. Leoni, ufficiale in seconda del primatista dell'ora. Fausto Coppi, il cavaliere errante della Bianchi. E Bartali, proprio lui, la maglia rosa. Sono i monopolisti delle speranze. Ma appena il via ha lanciato la schiera per le strade laziali, si pronuncerà la sorpresa. Percorso breve, 244 chilometri. C'era da aspettarsi lo scatto subitaneo degli assi. Ma invece che i santi, scatteranno i fanti. Ed ecco Baito che mastica propositi bellicosi e spicchi d'arancia, fiancheggiato da Mario Ricci. Viceversa, Monari, Zuccoli e Peverelli divorano la strada. A Civita Castellana, 49 chilometri, fanno sputare noccioli agli inseguitori. Narni, 82 chilometri, turno di Ortelli e dei suoi che ricostruiscono l'unità del plotone. Discesa, ronzare di ruota libera, scapicolar d'audacia a una velocità da capogiro. Ebbrezza d'una fuga che Motta soltanto sosterrà fino alla vittoria. Forza Docaceri! Motta, Malabrocca, Baito, De Santi, Marangoni ti tengono bordone. Terni, chilometri 95, a Motta il premio di traguardo. Bentata delle Marmore, dal Terminillo gli dei laziali guardano con bianchi occhi di smalto. Motta è primo anche al controllo di Rieti. La salita della Capannaccia a chilometri 150 fa da crivello. Sono sei a uscire dal frullone. Presci primo, poi Motta, Couture, Renzo Zanazzi, Seghezzi, Piccolroaz e Rosello. Netta come una falce, l'arrampicata di Monte Rotondo, chilometri 200, recide il serpente liberandone la breve testa. Motta e Bresci fanno i veliti, solo Couture li incalza. Piovono gli annaffiatoi sulla traspirante primavera degli atleti. Mentana, o Roma o morte. Piove dai ruderi e torri il coro dei tifosi sull'ansito degli atleti. Porta San Sebastiano inghiotte i primi tre, poi le ondate successive degli altri due gruppi. 30.000 volti si affacciano sulla passeggiata archeologica. Motta ha vinto questa prima del campionato italiano, alla media di 34.500. Provo Motta, e se gli assi non si svegliano, me li saluta lei?